dell'AIL, la confraternita Santa Maria del Porto, anche quest'anno sta provvedendo a collaborare con l'AIL per la vendita delle stelle di Natale. Il ricavato naturalmente, come tutti sanno, va alla ricerca delle problematiche leucemiche che tanti ragazzini sono, e anche persone adulte, sono coinvolti con questa malattia, e noi cerchiamo di dare una mano come confraternita all'associazione. Abbiamo la collaborazione della Croce Azzurra che ci ha fornito delle piantine, abbiamo una iscritta che ci dà una mano, poi abbiamo un altro confratello che ci viene ad aiutare, quindi in una giornata cerchiamo di fare tutto. Un contributo che va anche alla ricerca scientifica. Alla ricerca scientifica, sì, certo, per le problematiche della malattia. Ogni anno? Noi ogni anno siamo qui, diamo una mano, ma certo non soltanto noi, anche su altri territori c'è praticamente questa, è un volontariato. Abbiamo qui la signorina, signora Staraglia Yolanda. Come mai fa questa attività sociale, volontariata? Per aiutare qualcuno che ha bisogno più di noi. Quindi un bel servizio per la collettività. Sì. Vuoi dire qualcosa agli amici? No. Va bene venire a collaborare, sì. Acquistare sì, questi bei fiori. Anche feste Natale, sì, quindi infatti. Addobba anche la casa, fa anche piacere. Sì, sì. Tra l'altro l'ho preso anch'io che non ne avevo ancora. Sì, saluti tutti quanti, gli amici. Grazie. E venite a acquistare qui queste piante, date un contributo importantissimo alla ricerca scientifica. Certo. Salutiamo tutti gli amici di tutta Italia, arrivederci a San Vito. Grazie.